Allora, benvenuti a questa giornata conclusiva di questo progetto di cui parlerò brevemente. Vi do solo un'idea di come più o meno si articola questo pomeriggio. Ci saranno i saluti di varie persone che via via introdurrò e poi c'è la presentazione dei lavori fatti da quattro gruppi di lavoro di cui ora vi parlo. Allora, il progetto è un progetto di terza missione del Dipartimento di Fisica e Astronomia, uno dei progetti finanziati dal finanziamento dell'Ateneo in un bando che è quello 2022. Per il 2023 ce n'è già stato un altro che si è chiuso ora. E il titolo del progetto, penso lo sappiate tutti, c'è anche scritto lì, comunque Scienza dal mondo islamico all'Europa di oggi, arricchimenti incrociati tra passato e futuro. L'idea che, diciamo, l'obiettivo generale del progetto era di far conoscere al grande pubblico, ma non solo al grande pubblico, la storia della scienza moderna e il fatto che questa storia della scienza moderna ha le radici che vengono da tanti universi culturali diversi e in particolare dal mondo islamico, partire da queste radici e arrivare agli sviluppi della scienza di oggi, mettendo proprio in evidenza questi arricchimenti incrociati, come c'è scritto appunto nel titolo, fra culture e paesi diversi. In qualche modo la scienza è quindi un simbolo, ma è anche uno strumento di integrazione, di cooperazione pacifica tra i popoli, per creare ponti e non muri, per andare oltre questi conflitti che purtroppo oggi abbiamo anche vicino a casa. E ci sono un sacco di eventi che erano previsti da questo progetto, che è stato veramente un progetto bello. Spero che molti di voi hanno partecipato in prima persona sia stato anche molto ricco, molto coinvolgente, va bene. Però stasera parliamo in realtà dei risultati dei lavori cosiddetta co-creazione di questi quattro gruppi di lavoro che erano previsti nel progetto. E per i gruppi di lavoro appunto è stata la grande sfida, perché avevamo pensato di poter costituire quattro gruppi di lavoro con un certo numero di persone che rappresentassero anime diverse, civiltà diverse, religioni diverse, e quindi crearla questa ponte tra civiltà e culture. Ebbene, siamo riusciti, non certo solo per merito nostro, anzi tutt'altro, va bene. E quindi c'erano quattro gruppi di lavoro, erano composti da circa 100 persone nel complesso, le provenienze erano da 19 paesi diversi, quindi effettivamente molto ricchi, quindi origini diverse, formazioni diverse. Questi gruppi allora erano intanto costituiti, ne vedo un gruppetto qui di dottorandi del Dipartimento di Fisica e Astronomia, che hanno anche loro diverse origini culturali, etniche, va bene, persone esterne all'università, tra le quali naturalmente vi erano molti membri delle comunità straniere di Padova, in particolare della comunità islamica, ma non solo. E la partecipazione a questi gruppi è stato possibile costituirli perché ci hanno dato una mano importante varie realtà, e le cito velocemente leggendole: il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti, CIPIA, che tra un po' appunto parlerà dopo di me per portare i saluti, la comunità di Sant'Egidio, l'associazione Unica Terra, la commissione per le rappresentanze delle persone padovane con cittadinanza straniera, l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato, Bernardi, e vari singoli cittadini che hanno trovato in questo modo un posto dove incontrarsi, che non avrebbero mai probabilmente frequentato se non ci fosse stata questa occasione. E questo è già un grande risultato del progetto. Inizialmente i gruppi hanno avuto una serie di incontri di formazione, tra virgolette, generale. Formazione generale che non era quella di lezioni frontali, era ben diversa, va bene, perché quello che cercavano di capire era appunto questa caratteristica multiculturale che caratterizza la nascita della scienza moderna e poi gli sviluppi successivi. In questo senso gli strumenti conservati al Museo Poleni sono stati un ottimo punto di partenza, sono stati usati proprio come punto di partenza per questa sorta di viaggio, come viene definito dalla conservatrice del Museo Poleni, nello spazio e nel tempo attraverso continenti e secoli. Si parte dall'oggetto, si tocca l'oggetto, si cerca di capire che cosa ci dice, da dove viene, che strade ha fatto per arrivare qui, che tipo di domande può in qualche maniera sollecitare e quale tipo di risposte può dare.
E questi gruppi di lavoro in questa fase di formazione hanno avuto la guida di due delle conservatrici dell'Ateneo che si occupano proprio di musei e collezioni di strumentazione scientifica, una è Sofia Talas e l'altra è Fanny Marcon, e poi una serie di tutor e di persone che lavorano sia nella scuola che nell'università, e cito Giulia Nicchio, Matteo Realdi, Monica Zagallo. Accanto a loro, che appunto hanno in qualche modo sollecitato questo tipo di studio e di formazione, molto toccando l'oggetto, una formazione che ora vi racconto solo questo e poi smetto perché sennò vado troppo per le lunghe, ma qualche studente è venuto e dice: ma se la fisica ce la insegnassero così sarebbe più divertente, va bene? E accanto a loro c'erano esperti che venivano, esperti di storia della scienza, della cultura scientifica islamica, che non sono tantissimi nel mondo e venivano dall'Università di Istanbul e Oxford, e hanno quindi cominciato questo lavoro. Poi ogni gruppo è diventato a sua volta protagonista in questo processo di co-creazione, sviluppando un progetto di divulgazione destinato al pubblico. Questi progetti, che verranno ora presentati, sono destinati a continuare nel tempo, al di là del termine del progetto. Oltre a questi esiti, e di cui vedremo poi dei dettagli, il progetto è stato articolato in vari altri momenti, in particolare tenendo conto che il 2022 era l'anno mondiale del vetro. Il vetro, per l'appunto, è un materiale e una tecnologia. Oggi noi abbiamo in dipartimento, tra cui Alessandro Patelli, che era responsabile scientifico del progetto, abbiamo un sacco di sviluppi tecnologici all'avanguardia, ma il vetro vede, per l'appunto, nelle fasi di nascita e di gestazione proprio la cultura islamica come sua culla. La realizzazione della mostra sul vetro, che ha visto quasi 4.000 persone, in 4 mesi circa, dal 17 dicembre al 30 aprile, 1.250, vi do dei numeri, visitatori generici, 15 visite guidate, 100 scolaresche, va bene? Poi c'erano 13 lezioni, dimostrazioni in costume sui temi del magnetismo, dell'elettricità, della luce e del colore. In costume, vedrete anche uno dei ragazzi oggi che sarà in costume, sono delle lecture demonstration che venivano fatte nel Settecento, vengono riprodotte al Museo Poleni. E poi 15 seminari organizzati sul tema del vetro, che avevano la pretesa, e mi pare che sia andata benissimo, di incrociare settori della cultura diversi, quelli scientifici, quelli tecnici, quelli artistici, e sono stati tenuti per l'appunto quelli più artistici in questa aula del Dipartimento di Fisica e Astronomia, quelli più scientifici nell'aula Romanino dei musei civici. Da un punto di vista di comunicazione e di impatto generale del progetto, siamo passati appunto sia su canali della RAI nazionali che regionali, quindi questo è un ottimo successo, è un ottimo successo di integrazione. È stata la prima volta che un rappresentante dell'università è stato invitato da una delle comunità islamiche per la chiusura del Ramadan il 21 aprile 2023, al riconoscimento da parte delle comunità islamiche del fatto che questo progetto è stato effettivamente ben accolto, efficace, importante, è stato capito e c'è un coinvolgimento. Fase di ringraziamenti e chiudo, c'è tante persone e le cito in ordine sparso: Sofia Talas, che ho già citato, Fanny Marcon, Monica Zagallo, Giulia Nicchio, Matteo Realdi, Alessandro Patelli, Nicoletta Ariani e Leila Zoia per la parte legata ad alcuni aspetti organizzativi e di comunicazione, Sara Magrin e Roberto Temporin, che sono dietro alle console anche oggi, per queste cose che sono effettivamente belle ma sicuramente impegnative, Luca Silvestrin, Gian Pietro Viola e Giacomo Cogo, che hanno dato una mano alla realizzazione degli exhibit, oltre che per la mostra anche dei ragazzi, Paola Zenere, Marco Buggio, i servizi tecnici generali e in particolare Ivan Rossatelli per tutto quello che riguarda l'organizzazione, per esempio, del buffet finale, ma non solo di quello naturalmente, e poi il personale dell'amministrazione del Dipartimento di Fisica e Astronomia, perché è sempre una cosa complicata gestire questi progetti, va bene? Per quanto riguarda la mostra sul vetro, ci sono i due progettisti, che sono Mauro Zocchetti ed Emilio Alberti, e poi la ditta Jolly, che ha fatto l'allestimento, curato l'allestimento della mostra. Accanto a queste, che sono le persone, diciamo, del progetto interne al Dipartimento, oppure che riguardavano la mostra, ci sono una serie di partner. Tra questi c'è il Comune di Padova, il Museo Civici di Padova, di cui credo, ma devo mettere gli occhiali, ma mi pare di aver visto la direttrice Francesca Veronese in sala, Officina Stellare, la Studio Pointer, che è rappresentata da due giovani suoi membri, è un'impresa di comunicazione, di grafica, di fotografia, che ha fatto un lavoro eccezionale. L'Istituto Nazionale dell'Astrofisica, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
appunto la il centro provinciale per l'istruzione degli adulti, Unica Terra e Comunità di Sant'Egidio. E con questo io ringrazio veramente tutti, penso che sia stata un'esperienza, anzi sono sicuro che per chi l'ha vissuta è stata un'esperienza molto ricca e sicuramente continueremo su questa strada. Grazie, e a questo punto darei la parola all'assessore Francesca Benciolini. Buonasera a tutte e a tutti. Credo che questo progetto sia veramente un progetto straordinario per molti motivi. Innanzitutto vi porto i saluti del sindaco, della nostra amministrazione, ma della città. E da questo punto di vista mi metto nei panni dei cittadini e delle cittadine, avendo io vissuto tutta la mia infanzia e la mia giovinezza esattamente in questo quartiere, un quartiere che ha questa presenza così importante di tanti edifici, spazi universitari, che quando io ero piccola e giovane, comunque erano degli spazi chiusi. Noi li conoscevamo solo, noi che abitavamo il quartiere, li conoscevamo solo il sabato e la domenica, perché a quel tempo c'erano i custodi, ognuno di questi edifici aveva un suo custode. I custodi erano i figli dei custodi erano i nostri compagni di classe, quelli che facevano il catechismo con noi piuttosto che le attività sportive insieme, e quindi al sabato e la domenica, quando era tutto chiuso dal punto di vista accademico, questi diventavano spazi di gioco, la parte esterna. Okay? Ma era l'unico momento in cui il quartiere incontrava, e quindi la città, incontrava l'università pur così presente all'interno di questo quartiere. Quindi uno aveva genitori universitari, eccetera, o altrimenti non sapeva cosa fosse, erano proprio dei buchi. Ora io ringrazio l'università, e in particolare ringrazio la prorettrice Fedeli, perché il pensiero che oggi c'è proprio attraverso questo pensiero della terza missione rovescia completamente la prospettiva e dice: caspita, qua dentro si produce cultura, ci sono persone, storie, provenienze diverse, perché non metterle in contatto con quello che è la città? Perché non far sì che questo ben di Dio diventi un ben di Dio che si riversa come cultura, come incontro, come conoscenza anche sulla città? E è proprio un cambiamento radicale, ve lo posso assicurare, per chi abita il territorio. E allora io, in rappresentanza di territorio, che è la nostra città, ringrazio moltissimo per questo progetto. Ieri abbiamo parlato a livello nazionale di terza missione, però questo progetto ce l'ho veramente nel cuore, perché quando mi si è presentato mi ha aiutato a capire che quando ci si mette insieme, si comincia a ragionare su ciò che ci tiene insieme, su ciò che può essere, perfino la fisica diventa il luogo, l'oggetto dell'incontro. Incontro tra culture, tra territori diversi, di conoscenze, di persone di generazioni diverse, e sentire nominare qua mondo universitario, mondo scolastico con il CPA, mondo delle associazioni, e cittadini e cittadine, è, credo, un risultato straordinario. Quindi io ringrazio veramente il professor Seno, che era venuto a presentarmi e che oggi è altrove, sempre a caccia di nuovi incontri e nuove relazioni in giro per il mondo, e ringrazio ognuna e ognuno di voi per la parte che avete fatto, perché questo essere oggi qua, tanti mondi diversi, alcuni che vengono qua per l'università, alcuni che sono qua perché cittadini e cittadine della nostra città, magari provenienti da luoghi diversi, credo che sia veramente, prorettrice, il compimento della terza missione. Ora do la parola a Monica Fedeli, che è la prorettrice dell'Università di Padova con delega a questa famosa terza missione. Questa famosa terza missione, che adesso cercherò di darvi qualche esempio così concreto, ma prima fatemi anche a me portare intanto, dare il benvenuto a tutti e a tutti i presenti, e portare anche i saluti della magnifica rettrice, che stasera non può essere qui con noi, e salutare veramente con tanta cordialità e affetto tutti i partner, ed in particolare anche la città, e Francesca Benciolini, che è sempre con noi in queste belle occasioni e in questi eventi in cui
Sicuramente, come diceva, stiamo promuovendo un dialogo che porta anche conoscenza. Ieri abbiamo parlato di due o tre concetti che penso interpretino un po' il senso della terza missione. Il primo concetto è quello di co-creazione. Ecco, questi progetti di dialogo abbiamo capito che devono essere co-creati. Che significa? Che nascono da un dialogo, ma non che promuoviamo soltanto noi come università, ma che ci mettiamo in ascolto, in un ascolto attivo delle culture, delle persone, delle differenze, della bellezza anche dell'essere culture diverse. E quindi questo è un concetto che credo noi possiamo sviluppare e di cui possiamo riconoscere l'importanza. L'altro concetto è che voi l'avete così scelto anche come titolo di questo progetto, arricchimenti. Se ne esce sicuramente più ricchi. E quindi questo significa ricchezza in termini di conoscenza, di cultura, di consapevolezza, di comprensione, di prospettiva diversa, di conoscenze, di lessici, di capacità che ci rendono cittadini e cittadine migliori. Lo dico soprattutto ai giovani, agli studenti e alle studentesse. Sapete, queste sono le sfide poi della vita, non è tanto dare un esame e prendere 30 e lode, no? Ma è come mettere a frutto poi quella conoscenza e quella competenza. E quindi questo credo che sia un altro degli obiettivi che la cosiddetta terza missione si è data. L'altra è che la scienza diventa veramente dialogo, diventa veramente scambio, perché questo è l'obiettivo. L'obiettivo soprattutto che dicevamo con la collega Barbara Arfè mentre venivamo qui, pensa, un dipartimento di fisica e astronomia, no? Ha fatto tanto e sono riusciti a far così tanto da mettersi in ascolto insieme ad altri di bisogni, di ricchezze e di differenze. Ecco, questo loro l'hanno reso reale, quindi credo che il risultato sia davvero il messaggio migliore, più di tante anche parole che possiamo dire. Quindi grazie davvero e auguro un buon proseguimento, saremo qui ad ascoltarvi e anche a vedere i risultati che ci ponete e che ci presentate. Grazie e poi per la rendicontazione ci penseremo. Ci pensiamo dopo. Allora, a questo punto a parlare chiamo, ora naturalmente storpio perché me l'ha detto ora e quindi è Jin Zhu, che è uno dei membri della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera. Grazie. Grazie. Buonasera a tutte e tutti, io sono Jin Zhu, non si preoccupi, ne ho sentite di tutti i colori. Comunque, Jin, semplice. Allora, io sono un membro della Commissione per la rappresentanza di cittadini stranieri residenti a Padova. Oggi porto i saluti del Presidente della Commissione e gli altri membri, Presidente Raja, che in questo momento sono impegnati in una visita istituzionale a Bruxelles a visitare, diciamo, il Parlamento europeo. Quindi sono qua a rappresentare la Commissione. Due parole sulla Commissione per chi non sapesse. La Commissione di rappresentanza dei stranieri è un organo, diciamo, consultivo del Comune di Padova che funge appunto da ponte tra il Comune di Padova e le comunità straniere e residenti a Padova. Ovviamente anche tra la comunità locale e le comunità straniere. E il nostro compito appunto è quello di favorire il dialogo e fare in modo che le voci e le idee delle comunità straniere vengano ascoltate in modo adeguato, perché crediamo che inclusione e la partecipazione attiva siano fondamentali per una società solidale. Quindi per questo motivo la Commissione di rappresentanza di stranieri ha accolto con grande entusiasmo fin da subito questa bellissima iniziativa e abbiamo dato il nostro piccolo contributo nel promuovere questo progetto nella fase di adesione, partecipazione, eccetera. E sono molto contento di sentire prima, come diceva il professore, che c'è stata una grande partecipazione anche di persone di provenienze straniere, 19 provenienze, giusto?
Quindi possiamo dire che siamo molto contenti di questo grande risultato, quindi ancora complimenti, e noi siamo pronti a promuovere altre iniziative come questa, okay? che promuovono quindi interculturalità e integrazione. Grazie mille. E a questo punto chiamo Alessandro Moretti, che è rappresentante del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti. Buonasera a tutte e tutti. Sono qui a nome del CPA e desidero soprattutto ringraziare per la partecipazione, la possibilità di aver partecipato a questo progetto, la curatrice del museo, Sofia Talas, i suoi collaboratori e collaboratrici e soprattutto i dottorandi e le dottorande che con grande passione, con competenza e anche con sensibilità hanno supportato i nostri studenti in questo percorso. Vi ringrazio non solo a nome mio, ma soprattutto a nome di Maria Tinder Arnaud, che insieme a me con le sue classi ha partecipato a questo progetto, a nome di Gianni Franco, che ha ricevuto e diffuso il progetto nel nostro istituto e della preside del nostro istituto, e soprattutto degli studenti e studentesse che hanno partecipato, che poi parleranno comunque. Dico giusto due parole su cos'è il CPA. Il CPA è il Centro Provinciale di Istruzione Adulti, cioè è quella scuola della Repubblica che si occupa di aiutare nei percorsi formativi gli adulti che desiderano implementare le proprie conoscenze e trovare magari anche un lavoro migliore, attraverso dei percorsi di terza media, biennio delle superiori, corsi di lingua L2 e anche percorsi di seconda opportunità per quei ragazzi che hanno difficoltà durante i primi anni delle superiori e che si perdono per strada e che noi cerchiamo di aiutare in tutti i modi possibili. Bene, direi che ho finito qui. Vi ringrazio ancora per l'opportunità che abbiamo avuto, che per noi è stata estremamente interessante, e ho visto anche gli studenti e le studentesse appassionarsi molto alla storia della scienza e sono stati coinvolti profondamente e con grande passione in questo percorso. Quindi grazie a tutti e alla prossima. Grazie. E allora, non so se è in sala, ma comunque l'ultimo saluto veniva da Danilo Gambi, Centro Culturale Islamico Al-Farouk. Ringrazio tutti chi ha organizzato questo progetto, perché credo che abbia dato un po' di giustizia a alcuni fatti storici. Io ricordavo che quando ho fatto le scuole superiori a Perugia, il professore ci insegnava che il Rinascimento è nato dallo sgrattare dei fogli, delle pergamene che risalivano ai greci, che erano state incerate e scritte. Questo veniva, spero, non più insegnato nelle scuole. Quando chi poi all'università studia un po' la storia in modo un po' più serio, sa che quando gli arabi, i musulmani, arrivarono in Medio Oriente, dove nelle città principali, insomma, dell'attuale Siria, a Tadmur, a Baghdad, c'erano molti insediamenti greci e tradussero tutti i testi degli scienziati greci in arabo. E dopodiché svilupparono queste basi della scienza, spinti dalla religione, spinti dal il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pace su di lui, in uno dei suoi detti disse: andate a cercare la scienza anche se fosse così lontano, anche se fosse in Cina. Uno dei dua delle invocazioni che il profeta ha insegnato ai musulmani è Rabbi Zidni Elmi. Elm, la conoscenza, la scienza. E Signore, aumenta la mia scienza. Nel Corano la parola alam, che sarebbe la radice, come le lingue semitiche hanno una radice, quindi da cui derivano scienza, conoscenza, e se si fa una ricerca numerica è contata 484 volte. E vorrei anche due secondi leggere un versetto del Corano dove si parla della scienza. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ilmi.
ma bidni yallamu ma baina idehum wa ma khalfan wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima shaa wa siya kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yahudu ifduhuma wa huwa al-aliyyul 'azim. Scusate l'arabo, non sono perfetto. Allah, Dio, non c'è altro Dio che Lui, il vivente e l'assoluto. Non lo prendono mai sapore né sonno. A Lui appartiene tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Chi può intercedere presso di Lui senza il suo permesso? Egli conosce, Alam, quindi scienza, conosce a conoscenza quello che è davanti a loro e quello che è dietro di loro. E della sua scienza essi apprendono solo ciò che Egli vuole. Il suo trono è più vasto dei cieli e della terra e custodirgli non gli costa sforzo alcuno. Egli è l'Altissimo, l'Immenso. La scienza appartiene a Dio, che nel concetto islamico gli uomini cercano la scienza per conoscere Dio. E infatti uno dei detti del profeta Muhammad sallam disse che verso la fine dei tempi gli uomini cercheranno la scienza per altro che avvicinarsi a Dio. E uno dei più grandi scienziati, quindi diciamo venivano spinti da tutti questi fattori, dalla religione, a cercare nella scienza di conoscere Dio, di conoscere le leggi di Dio su questa terra. E quindi ringrazio, perché è stata fatta un po' di giustizia di questa ignoranza. E purtroppo nel mondo attuale i musulmani sembrano aver dimenticato questa spinta verso la conoscenza, e speriamo che questi progetti aiutino tutti, anche i musulmani, a riscoprire il valore della conoscenza. Grazie. Grazie. A questo punto, a parte dare un ringraziamento generico a varie persone che sono in sala, che non ho, appunto, spero ci siano tutti, sicuramente c'è Francesca Veronese, direttrice dei Musei Civici di Padova, che la vedo là, non la vedo perché mi sono tolto gli occhiali, ma poi la vedrò, ecco. Poi c'è appunto, aveva detto che veniva sicuramente Isabella Colpo, che è la direttrice tecnica del CAM, e Guglielmo Macrelli di Isoclima, che ho visto prima, e dovrebbe esserci anche Roberto Natale, che è uno dei dirigenti dell'ufficio scolastico regionale, e qualcuno sicuramente c'è, vedo Simone, per l'Istituto Nazionale di Astrofisica. E non so se c'è anche Fabiana Gramegna, ma non è venuta, ma comunque aveva detto che sarebbe venuta, era la direttrice dei Laboratori Nazionali di Legnaro. A questo punto si entra nella presentazione. Invito Sofia Talas, che introduce i quattro gruppi di lavoro con i loro risultati. Ecco, grazie. Allora, grazie a tutti di essere qui. È stata una grande sfida all'inizio, quindi persone con background diversi, culture diverse, nazionalità diverse, che hanno lavorato insieme. Hanno lavorato insieme sulla multiculturalità della scienza. La scienza è multiculturale, è il prodotto di questi scambi che sono avvenuti attraverso i secoli, attraverso i millenni. Fondamentale è stato il poter lavorare su oggetti, quindi abbiamo lavorato con questi gruppi mettendo le mani sugli oggetti del Museo Giovanni Poleni. Perché? Perché questi oggetti sono la prova tangibile, sono la testimonianza materiale proprio di questi scambi che sono avvenuti attraverso i secoli e che ci hanno portato alla scienza di oggi. Dottorandi, quindi persone del CPIA, ragazzi dell'Ipsia Bernardi e cittadini di tutti i paesi. Quindi è stato per noi, parlo a nome anche delle colleghe, di Fanny Marcon, di Monica Zagallo, veramente grandi momenti di emozione, di gioia e di divertimento anche in certi momenti, veramente è stato anche momenti molto, molto allegri. Quindi vi ringrazio tutti i partecipanti e comincio subito col dare la parola ai ragazzi dell'Ipsia Bernardi. Ecco,
Allora, tutti i partecipanti a questo progetto si sono messi in gioco in modo fantastico, e quindi provando, buttandosi, e quindi li ringrazio tantissimo per questo. E noi abbiamo imparato tanto, quindi vi lascio la parola. Salve a tutti, io mi chiamo Yon Kendastri, frequento la quinta MMB dell'Istituto Ipsia Bernardi e oggi siamo qua per mostrarvi il nostro lavoro. Questa innanzitutto è tutta la mia classe, composta da 16 alunni, più i nostri due insegnanti che ci hanno dato l'opportunità di fare questa esperienza. Innanzitutto partiamo dal museo, che è il museo Giovanni Polleni, e è arricchimento tra passato e futuro, tra mondo scientifico islamico e occidentale, dove abbiamo fatto queste 6 lezioni. Come lavoro conclusivo di questa esperienza di 6 incontri ci siamo concentrati su un motore elettrico a pendolo di Salvatore del Negro del 1831 e abbiamo provato a ricostruirlo con pezzi che avevamo noi a disposizione, pezzi riusati, diciamo così. Innanzitutto bisogna partire sapendo chi è Salvatore del Negro e quindi questo è un riassunto sul chi è. Salvatore del Negro, nato in 1786, studiò teologia nel seminario di Murano. Murano, per chi non lo sapesse, si trova a Venezia. Già sacerdote, studiò su giurisprudenza all'Università di Padova e si laureò nel 1796. Intanto aveva sviluppato un particolare interesse per la fisica sperimentale. Nel 1806 ottenne la cattedra di professore ordinario in fisica sperimentale all'Università di Padova. Allora, innanzitutto partiamo conoscendo il suo prototipo del motore elettrico del Negro. È una barra magnetica, questa qui, una barra magnetica con sopra un elettrocalamita e a sua volta qua un commutatore con vaschetta a mercurio di corrente che fa spostare la barra magnetica. Qua c'è il video. Qua eravamo con i nostri compagni, la nostra professoressa, che stavamo appunto guardando la macchina originale del Negro per prendere spunto per poi costruire la nostra che si trova qua oggi. Questo è lo schema elettrico del motore che abbiamo ricostruito. Questo invece è il pezzo originale che abbiamo trovato al museo. Questo invece è quello che abbiamo fatto noi con le nostre mani durante le lezioni. Invece questo è proprio lo schema elettrico di come funziona proprio il meccanismo. Mentre ora vi illustriamo appunto il nostro percorso per aver costruito questo motore che ci ha appunto aiutati anche nella nostra materia, essendo che noi a scuola studiamo appunto anche elettronica. Devo dire che ci ha dato appunto una mano anche con i motori elettrici a capirli meglio e appunto vi lasciamo qua dopo le immagini. Ottonias, come facciamo ad alimentare l'elettrocalamita? Prendiamo la batteria dal motorino! Sì! Siamo qua col primo gruppo formato da 4 persone e adesso ci illustreranno il loro lavoro. Allora, per prima cosa abbiamo preso un pezzo di ferro nella quale avvolgeremo questo coso di rame. Poi gli daremo corrente grazie a questa batteria di un motorino da 12 volt e vedremo che alimentando un pezzo di ferro, in teoria, alimentando un pezzo di ferro con avvolgimento di rame dovrebbe funzionare da elettrocalamita. Queste diciamo che erano le prime prove che abbiamo fatto, dopo siamo riusciti a perfezionarla al meglio.
Qui appunto è un video dove abbiamo fatto vedere che siamo riusciti a far funzionare con i materiali che avevamo a disposizione a scuola, senza essere andati a comprare, quindi i materiali diciamo che avevamo lì a nostra disposizione, siamo riusciti a costruirlo alla meno peggio e a farlo funzionare. E appunto volevamo fare un ringraziamento ai nostri due professori, la professoressa Sartor e il professor Gallo, anche alla dottoressa Talas e agli assistenti Gian Pietro Viola e Giacomo Congo del laboratorio dell'università e gli assistenti dell'Officina del Bernardi per questa esperienza che ci hanno potuto fornire, che non tutti appunto riescono a fare nel loro percorso scolastico. Finito. Vuoi dire da cosa sei vestito? Vuoi raccontare da cosa sei vestito? Sì, allora aggiungo solo due parole. Quindi mettendosi in gioco oggi, Destiny ha accettato di vestirsi, di prendere lui le vesti del professore di Padova dell'Ottocento, Salvatore Dal Negro, e quindi lo ringraziamo tantissimo. E lascerei la parola, proviamo a far funzionare dal vero il motore, eccolo. Grande, bellissimo, veramente. Allora, vorrei aggiungere una cosa, che dal punto di vista della ricerca proprio, per noi è un'occasione straordinaria, perché quando si legge un articolo dell'Ottocento, Dal Negro nel suo articolo dice: ho fatto il motore, ho messo il mercurio, il commutatore e funziona. E, quindi, che preciso una cosa, è un motore inventato a Padova nel 1831, è uno dei primi motori elettrici mai inventati al mondo. Quindi un motore importantissimo, però tutte le difficoltà che ci sono dietro, sono emerse grazie al vostro lavoro. Difficoltà di vario tipo che ci aiutano a capire meglio come lavoravano i fisici nell'Ottocento, quindi davvero importantissimo per noi. Non so se la professoressa Sartor vuol dire qualcosa. Io volevo aggiungere che la metodologia che abbiamo utilizzato della osservazione, del fare le domande, anzi tantissime domande sull'oggetto prima di realizzarlo dal punto di vista storico, domande di tutti i tipi, no? Giusto? Ci ha aiutato veramente molto a riflettere e a realizzare un po' anche il lavoro seriamente. Cioè, i ragazzi veramente alla fine hanno detto, anche stamattina Manuel mi ha chiesto: professore, se mi spieghi meglio il motore elettrico? E abbiamo visto anche il motore, quello che ci sono, cioè quel motore di avviamento ad esempio dell'auto, l'abbiamo rivisto e era molto, cioè, entusiasta di averlo capito bene, insomma, ecco. Cioè, la metodologia che ci hanno proposto qui nel fare questo lavoro io ho trovato molto molto interessante, ecco, anche questo. Ecco, adesso invito gli studenti del CPIA con i dottorandi che vogliono scendere. Buongiorno a tutti, noi siamo uno dei gruppi di lavoro, siamo composto da alcuni dottorandi e studenti della Scuola per Adulti di Albignasego e il nostro lavoro, se può... posso? Ok, sì, grazie. Ok.
Ecco, qui vedete la locandina del nostro progetto che si chiamava Una scienza, tante culture. Quindi noi siamo partiti dalle lezioni introduttive sulla storia di alcuni strumenti, in particolare quelli importanti nella tradizione islamica, e da queste abbiamo scelto alcuni oggetti che ci hanno particolarmente interessato sia dal punto scientifico, dal punto di vista scientifico che storico che culturale, e abbiamo creato delle descrizioni e vari contenuti multimediali appunto dai nostri punti di vista. Abbiamo potuto crearli anche in molte lingue diverse, perché sia tra i dottorandi che tra gli studenti del CPA avevamo tantissime nazionalità, culture e lingue diverse, e quindi da questo abbiamo creato delle didascalie da mettere nel museo, che si trovano nel museo in blu, e appunto in varie lingue, con anche dei codici QR in cui è possibile vedere tutti i nostri, appunto tutto ciò che abbiamo preparato, quindi video, audio, eccetera. E ora vi facciamo vedere un esempio di quello che abbiamo creato con dei video che dovrebbe partire. كرة الأرمي اللار هي نموذج للكرة السماوية اخترعت في اليونان القديمة وتستخدم للأغراض التعليمية لإظهار آليات تحريك النجوم والكواكب. في الوسط يتم وضع كرة ترمز إلى الأرض. Sfera armillare. Sfera armillare është një model i sferës qellore i krijuar në Greqinë e lashtë. Përdoret për të treguar mekanizmat e yjeve dhe planeteve në lëvizje. Në qendrën e saj ndodhet një sferë që simbolizon tokën. La sfera armillare è un modello di sfera celeste inventato nell'antica Grecia, usata per scopi didattici per mostrare i meccanismi delle stelle e dei pianeti in movimento. Al centro è posta una sfera che simboleggia la Terra. ولدت من المدرسة اليونانية الإسكندرية حوالي القرن الثاني قبل الميلاد، واستخدمها الإغريق لدراسة النجوم والزمن، بينما أصبحت بالنسبة للعرب مهمة أيضا في الممارسات الدينية مثل حساب وقت الصلاة وتحديد اتجاه مكة. Arti e astrolabit. Lind nga shkolla greqishtja e Aleksandris, rreth shekulli 2 para Krishtit. Grekët e përdornin për të studuar yjet dhe kohën, ndërsa për arabët bëhet shumë i rëndësishëm për të praktikuar fen, si për shembull, si të kuptonin orën e faljes, lutjes, dhe për të përcaktuar nga ishte drejtimi i Mekës. Tahwil al-mia ila an-nabit. التجربة مستخدمة منذ القرن الثامن عشر لإثبات مبادئ المكونات الهيدروليكية مثل عدم انضغاط الماء. عند سكب الماء في الكوب العلوي يتدفق النبيد من الفوهة العلوية. شاتروانی هرونیت ترانسفورمون وین نوور. Ky eksperiment u përdor nga shekull 18 për të demonstruar parimet e hidraulikës, siç është mos kompresueshmëria e ujit. Kur hidhet ujë në kupën e sipërme, vera buron nga gryka e sipërme. Fontana di Erone, trasformare l'acqua in vino. Esperimento usato dal XVIII secolo per dimostrare principi di idraulica come l'incomprimibilità dell'acqua. مقياس الضغط هو أداة مصممة لقياس كثافة السوائل استنادة إلى دفع الأرخميديس. إنه مغمور في السوائل ويعتمد مستوى الطفو على الكثافة. Instrumenti projektuar për të matur dëndësinë e lëngjeve, i bazuar në shtysën e Archimedit. Zhytet në lëngë dhe niveli i ndrimit të tij varet. È uno strumento progettato per misurare la densità dei lipidi, basato sulla spinta di Archimede. اختراع زجاج أو كوب الطنطلون في اليونان القديمة. عند ملء الكؤوس أكثر من اللازم تصب المحتويات إلى الأسفل، لأن الضغط الهيدروستاتيكي يدفع السوائل نحو السيفون في الوسط مما يؤدي إلى إفراغه. غوتا أو سفجاني متنتال وكريوا نغريشين لاشت. Kur mbushet plot gota, përbërja ose lëngu derdhet nga poshtë, sepse presioni idrostatik shtyn lëngu në drejtim të sifonit që ndodhet në qendër. Bicchiere o cupa di tantalo fu inventato nell'antica Grecia. Quando si riempie troppo la coppa, il contenuto si riversa sul fondo, perché la pressione idrostatica spinge il liquido verso il sifone nel centro.
oscura è un oggetto ottico a forma di scatola chiusa, con un piccolo orifizio in una delle sue pareti, attraverso il quale passano i raggi luminosi che riflettono l'immagine su una parete opposta, e questa immagine è inversa rispetto agli oggetti esterni. Il primo a studiarla è stato l'arabo Al-Hazen nel secolo XI. I suoi studi sono stati poi tradotti e portati in Europa. الحسن ابن الهيثم اكتشفه ليوناردو دافنشي الذي يعتبر صندوقا به ثقب صغير يسمى الثقب. Concave mirrors is the image of an object reflected on a mirror can be reversed or not depending on the position of the object with respect to the mirror. In particular, if you are further away from the focus, that is, the point where the incident rays converge, the image is upside down and smaller. If instead you are closer, the image is straight and magnified. This type of mirrors was already used in ancient times. L'image d'un objet reflété dans un miroir peut inverser selon la position de l'objet dans le miroir. En particulier, si vous vous éloignez du foyer, c'est-à-dire du point où convergent les rayons incidents, l'image est à l'envers. Et plus vous vous éloignez. En este caso, el objeto es el prisma. Se llama prisma al vidrio por donde atraviesan los rayos de luz blanca y permite observar los diferentes colores por los que realmente está compuesta la luz. Es un experimento realizado por Isaac Newton en 1677. الطيف المرئي أو تسمى أحياناً الطيف الضوئي هو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي وهو مرئي يمكن اكتشافه من قبل العين البشرية. الطيف الكهرومغناطيسي في جزء في هذا المجال من الأطوال الموجية يسمى الضوء المرئي أو ببساطة الضوء العين Burning mirrors have the same operating principle as concave mirrors. The incident rays are concentrated in the focus. If the incident rays come from the sun, this tool allows you to accumulate large quantities of heat in the fire. Archimedes used the burning mirrors to defend the city of Syracuse in 212 BC from the enemy ships. Ok, come avete visto abbiamo appunto creato contenuti in italiano, arabo, inglese, spagnolo, francese e se volete vedere appunto il lavoro completo si trova al Museo Poleni. E ora lascio la parola agli studenti del CPA che avevano preparato qualcosa. Okay. Buonasera a tutti. Brevemente cercheremo di raccontare la nostra esperienza al Museo di Fisica Giovanni Poleni di Padova. Siamo in tutto 10 studenti a Monsedice, poi ci sono quelli di Albignasego e facciamo parte del secondo periodo CPA di Monsedice, primo biennio scuola superiore. Abbiamo partecipato a questi incontri con i nostri professori di scienze che si sono spesi molto bene per la riuscita del progetto. La scienza stupisce, sempre. Vedere e toccare con mano la storia di alcuni strumenti e come funzionano è importante a livello di conoscenza ed è per questo che vogliamo ringraziare in particolare la dottoressa Sofia Talas e tutta l'organizzazione. Nella parte pratica di questo progetto, dove abbiamo improntato delle didascalie relative a vari strumenti del museo, abbiamo cercato durante gli incontri di impegnarci e di collaborare in gruppo il più possibile. Le nostre didascalie sono state lette, parliamo di Monselci in questo caso, da Vilma in lingua albanese, Fatima in lingua araba e Giovanna in lingua italiana. I progetti sulla carta si possono ideare e modificare, ma le emozioni che sono dipinte sul viso si leggono e alle volte sfuggono in fretta. Vedere trasparire negli occhi di Fatima e di Vilma l'emozione, l'orgoglio e l'onore nel pensare «Questa sono io, ho collaborato a un progetto interessante che riguardava la scienza, con varie persone di nazionalità diverse e leggendo nella mia lingua ho spiegato uno strumento».
Io credo sia stato un bel regalo per tutti noi nel corso della preparazione delle didascalie e credo lo sia stato anche per gli altri, gli studenti di Albignasego che hanno partecipato. Ed è stato proprio un arricchimento incrociato tra passato e futuro, attraverso la scienza, come evidenziato dal nome del progetto. La scienza è e deve essere di tutti e per tutti, è la comunicazione e la divulgazione il punto per il quale bisogna lavorare ancora. Quindi ancora un grazie all'organizzazione che ha permesso e creato questi incontri, al nostro professore Alessandro Moretti e anche a quelli di Albignasego e a tutti noi, io cito Monselice perché li conosco, Fatima, Vilma, Giovanna, Raffaella, Elisa, Valentina, Nicolò, Enrica, Fiorella e Blerina per i testi, i video, la partecipazione e altri ruoli inerenti allo sviluppo del progetto. Faremo sicuramente tesoro di quanto appreso e una buona pubblicità al museo condividendo con altre persone l'esperienza acquisita. Grazie ancora. Shukran laha, fale minderi. Buonasera. Noi siamo il gruppo del CPA di Albignasego e Lego. Partecipare al progetto per noi è stata un'esperienza molto interessante. Abbiamo scoperto molti oggetti che hanno fatto la storia. Attraverso questi oggetti, gli scienziati del tempo hanno trovato il modo di spiegare le regole dell'universo e il suo comportamento. Una cosa che ci ha particolarmente colpito è l'impatto di questi strumenti sugli esseri umani. E scoprire che la maggior parte di queste invenzioni sono state disegnate e create da scienziati arabi è stata una grande sorpresa. Questo ci ha fatto capire che la cultura araba era molto ricca e sviluppata. Hanno aperto un mondo meraviglioso di conoscenza e di scoperte per tutti gli scienziati del secolo successivo. Vedere e toccare questi oggetti ci ha fatto capire la grandezza di quei tempi e di quegli scienziati. La cosa più interessante e bella è sapere che ancora oggi si dà molta importanza a queste scoperte. In questo modo si spiega ai giovani la loro antichissima origine. Per tutti noi, aver conosciuto e lavorato con persone di altre culture e che parlano lingue diverse è stata un'esperienza unica, molto ricca. Provare a capirci è stato stupendo. Ci ha spinto a superarci come gruppo. Aver partecipato a questo progetto con l'università ci ha fatto sentire parte di lei. Oggi, per noi, capire l'ora e il giorno, sapere che siamo parte di un universo è una cosa fantastica. Grazie. Buonasera, vorrei dire due parole in nome di noi dottorandi. E dal nostro punto di vista questo progetto è stato molto interessante perché ci ha permesso di arricchire ed espandere il modo con cui possiamo comunicare la scienza, soprattutto attraverso metodi non convenzionali come quello che avete visto. Infatti durante tutto il progetto abbiamo avuto la possibilità di avere uno scambio di idee con persone con background completamente diversi, con culture diverse, anche lingue diverse. Quindi abbiamo avuto delle difficoltà iniziali che poi man mano siamo riusciti a superare e infatti potete vedere il risultato finale. A nome di tutti i dottorandi vorremmo ringraziare chi ha organizzato questo progetto e i ragazzi con cui abbiamo collaborato che ci hanno aiutato a raggiungere l'obiettivo finale. Grazie. Ecco, vorrei aggiungere che quindi per noi come museo, come Università di Padova, è stato un enorme arricchimento, perché non credo che tanti musei abbiano le didascalie in così tante lingue diverse. E poi approfondimenti, quindi video, audio,
in lingue diverse. Per ora abbiamo lavorato su una decina di oggetti, e però speriamo con chi ha voglia di continuare, quindi al di fuori del progetto l'idea è di continuare con magari un gruppetto di persone appassionate a continuare ad arricchire questa multiculturalità del Museo Poleni, e quindi ci farebbe molto piacere continuare a collaborare. Grazie, grazie, grazie. Ecco, grazie mille ancora, e a questo punto chiamo invece il gruppo del venerdì, chiamo io, che si riuniva il venerdì, quindi il gruppo che ha preparato una caccia al tesoro, e quindi del sabato, scusate. Ecco. Buonasera a tutte e a tutti, siamo qui per presentarvi il progetto che abbiamo realizzato nell'ambito del corso sulle soft skills che faceva parte del progetto Arricchimenti tra passato e futuro. Il nostro progetto, appunto, come anticipava la dottoressa Talas, si tratta di una caccia al tesoro al Museo Giovanni Poleni. E il professor Peruzzi ha fatto una bellissima introduzione su tutto quello che c'è dietro al progetto, quindi salteremo completamente questa parte e andiamo direttamente a quello che è stato per noi il corso di soft skills. Questo corso ci ha dato l'opportunità di esplorare le ricchezze della tradizione islamica e di capire come questa sia stata una fonte di ispirazione per lo sviluppo della cultura scientifica. Ecco. E, diciamo, abbiamo avuto modo di fare questo viaggio un viaggio nel tempo e nello spazio, tra le diverse epoche storiche, tra diversi luoghi, e comprendere come lo scambio di conoscenze sia stato fondamentale per lo sviluppo, appunto, per il progresso scientifico. E diciamo, quello che andiamo a presentare quindi è il frutto di questo lavoro, di quello che abbiamo imparato durante questo corso e di quello che abbiamo potuto maturare a livello di importanza della cultura islamica nel percorso scientifico. Il nostro obiettivo era quello di dare enfasi al contributo della scienza islamica, appunto, come dicevamo, e ci siamo domandati durante lunghe sessioni di brainstorming e di discussione quale fosse il modo migliore per portarvi le conoscenze che noi avevamo acquisito durante il corso in un modo che fosse anche divertente e coinvolgente. E alla fine quello che è venuto fuori è stato, appunto, l'idea di sviluppare una caccia al tesoro. In particolare si tratta di una caccia al tesoro interattiva, il nostro colore è il rosso per distinguerci dai QR code dell'altro gruppo. E abbiamo deciso di svolgere questa caccia al tesoro all'interno del museo, questo perché il museo è un luogo che si presta molto bene come scenario, in quanto è ricco di storia e di strumenti che testimoniano il percorso della scienza attraverso i secoli. Noi volevamo andare un po' oltre la mera esposizione museale, coinvolgere il pubblico in modo attivo e interattivo, ed è per questo che ci siamo avvalsi della tecnologia, appunto per creare questa caccia al tesoro interattiva, soprattutto per coinvolgere le generazioni più giovani. Sì, infatti attraverso l'utilizzo di QR code è possibile prendere parte a questa caccia al tesoro moderna, e scannerizzando i codici con il proprio smartphone, potete in realtà farlo anche adesso perché i codici sono tutti già installati e già attivi, è possibile ottenere informazioni su vari oggetti esposti all'interno del museo. In realtà questo QR code qui è quello iniziale, cioè sostanzialmente è quello che ci introduce alla caccia al tesoro. Infatti, non so se qualcuno di voi lo sta già attivando, ma quello a cui si ha accesso con questo QR code è una mappa del museo, delle informazioni iniziali preliminari che spiegano un po' come funziona questa esperienza, e poi il primo indizio per diciamo, partire con la caccia al tesoro e andare verso la prima tappa. E poi successivamente, per quanto riguarda
gli oggetti posti in prossimità, i QR code posti in prossimità degli altri oggetti, questi daranno accesso a tutta una serie di contenuti come video che mostrano il funzionamento degli oggetti, audiodescrizioni e anche approfondimenti testuali in diverse lingue, oltre ovviamente all'indizio che può portare poi alla tappa successiva. Diciamo, la nostra caccia al tesoro è stata pensata principalmente per gruppi di ragazze e ragazzi, quindi per esempio scolaresche in visita al museo, ma in realtà anche bambini, magari non troppo piccoli, e adulti possono partecipare fin tanto che sappiano scannerizzare un QR code e quindi magari attraverso questo venire a conoscenza di dettagli interessanti e curiosità sui vari oggetti che magari con la semplice visita non potevano aver trascurato. Ecco. E l'approccio di una didattica, diciamo, interattiva, ludica e interattiva, che è quello che caratterizza questo tipo di attività, rende i contenuti molto accessibili e amplia, diciamo, il pubblico, oltre a creare un coinvolgimento diretto e un apprendimento molto efficace, nonché divertente. Inoltre, per il momento la nostra esperienza e la nostra caccia al tesoro si compone di un numero limitato di oggetti, questo perché la piattaforma che abbiamo utilizzato, che si chiama Zapworks, permette di creare una serie di QR code legati a esperienze appunto interattive, ma in quantità limitata gratuitamente. Il numero totale è di 5. Però nel momento in cui si volesse espandere l'esperienza è possibile farlo andando ad acquistare ulteriori slot per nuovi progetti con diciamo una spesa abbastanza modesta e soprattutto una tantum. Sì, comunque la piattaforma non ci paga per fargli pubblicità assolutamente, però se volete fare una partnership, non lo so, vedete voi. No, a parte gli scherzi, lo sviluppo di questo progetto è stata un'esperienza di arricchimento per tutti quanti. Abbiamo avuto l'opportunità di mettere insieme le nostre idee e competenze per creare qualcosa di speciale. Ognuno di noi ha contribuito con le proprie conoscenze e ha dato la propria prospettiva e abbiamo reso il progetto finale un sunto, una sintesi dell'importanza, del valore culturale e storico dello sviluppo scientifico. E in particolare per quanto riguarda il lavoro, è stato un lavoro di squadra e quindi ci siamo divisi i compiti. Alcuni di noi hanno svolto delle ricerche approfondite sugli oggetti che avevamo selezionato per far parte della caccia al tesoro, mentre altri si sono occupati più del comparto tecnico e quindi di implementare l'esperienza su Zapworks, creare i QR code e quant'altro. E una volta raccolto il materiale, poi alcuni lo hanno messo insieme per scrivere degli approfondimenti che poi, se vorrete, andrete a leggere una volta giocato alla caccia al tesoro. E in particolare i membri madrelingua del nostro gruppo si sono occupati di delle traduzioni in diverse lingue. Al momento abbiamo a disposizione gli approfondimenti in italiano, in inglese, in arabo e in persiano. E a questo punto io mi sentirei di ringraziare anche gli altri membri del gruppo, senza i quali l'esperienza non sarebbe quello che è oggi. E purtroppo non tutti sono qui, abbiamo Karima e Danilo, poi c'è Vahab là che non è voluto scendere, ma c'è anche lui, e Raja. E poi ci sono ovviamente i coadiutori Fanny Marcon, Matteo Realdi e la dottoressa Sofia Talas, che ci hanno dato un aiuto sia nella fase di progettazione che poi in quella effettiva di sviluppo. E vi dico questo perché in futuro il progetto si può espandere, facilmente possiamo aggiungere delle traduzioni in altre lingue, per esempio se i componenti del gruppo del mercoledì vogliono prestarci qualche membro per aumentare il numero di lingue, noi siamo più che felici di farlo. E ovviamente si può espandere a livello proprio numerico la caccia al tesoro con altri progetti, aggiungendo oggetti, acquistando altri slot. E questo perché, come avrete già sentito oggi, lo scopo del progetto è quello di rimanere in eredità al museo
e di entrare quindi a far parte dell'offerta del museo per il pubblico. E noi ci tenevamo a fare qualcosa che si rimanesse in eredità, ma che fosse anche modellabile e che potesse quindi rispondere alle nuove esigenze che il futuro porrà in essere. E, restando perciò fruibile e trasversale per tutti. Infatti era nostra cura, nostra premura che questo progetto non morisse con la fine del corso, ma che entrasse a far parte proprio dell'esposizione museale. Sì, infatti appunto vorremmo, ci auguriamo che questo progetto possa arricchire l'esperienza museale e coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Avrete notato in realtà che non vi abbiamo parlato, non vi abbiamo mostrato quali oggetti abbiamo scelto per la caccia al tesoro. Il motivo è che ovviamente vorremmo che foste voi ad andare alla ricerca degli oggetti e a cercare di trovarli partecipando alla nostra caccia al tesoro, anche oggi, se dopo andremo al museo non lo so come siamo organizzati, però ok, quindi ci farebbe piacere che partecipaste, vi invitiamo a farlo numerosi e a godervi le meraviglie del Museo Poleni e ad essere pronti a mettere alla prova il vostro intuito e imparare qualcosa sulla storia della scienza e sul contributo della cultura islamica in particolare. Buona caccia al tesoro a tutti. Oh, grazie. Grazie tantissimo anche a tutti voi. E di nuovo sì, ecco, un'apertura verso il futuro, esatto, per continuare a sviluppare questa caccia al tesoro, ma sono già progetti di divulgazione che saranno già accessibili al pubblico e quindi per il museo un grandissimo arricchimento anche in questo caso. Ecco, rimane l'ultimo gruppo, ecco un'altra cosa ancora prima di finire, rimane l'ultimo gruppo che fa la presentazione, dopo alla fine si apre il buffet per chi vuole, facciamo un brindisi, ma chi vuole può anche andare al museo, per cui potrete vedere le didascalie nelle varie lingue, accessibili proprio nelle vetrine del museo, è proprio una specie di mostra nella mostra in diverse lingue, potrete provare la caccia al tesoro e potrete vedere il motore originale di Dal Negro al museo, qui l'avete visto in funzionamento ma vedrete l'originale in museo. Ecco, l'ultimo gruppo. Fumo, contorni incerti di oggetti presunti, coppie innalzate, tormenti sepolti. Al caravanserraglio si raccontano storie. Il vento porta sabbia viandanti dentro quelle pareti di pietra bruna. Oltre la porta d'ingresso, il coltile di terra battuta sorregge occhi ammagliati dallo scrosciare della fontana, dagli arazzi intricati da risplendere di innumerevoli torce. Voci si inerpicano su voci, duelli in contrappunto, prezzi tesi, affari strappati, risate tonanti si armonizzano con le urle dei venditori, gingilli tintillano mentre astuti master vetrai sussurrano poesie alle loro creazioni. Volti di ogni luogo e ogni tempo scorrono vicino al fuoco, si riflettono nel fondo dei boccali, barcollando tra i tavoli, inerpicandosi con gesti in equilibrio precario, dita abili forgiate dalla sabbia seguono frenetiche i contorni di creature immaginati sui crinali delle dune. Il soffitto intero sembra dissolto per rivelare la notte brillante. Le stelle stesse si sono radunate ad ascoltare avventure prendere vita. Al caravanserraglio si raccontano storie e una parola per volta umani di ogni sorta cominciano a raccontare. Ciarlano di tutto, dei profumi di spezie dei mercati d'Oriente, di guerre lontane combattute dai mercenari, dai giardini interminabili dei palazzi del Gran Khan, dei sogni, di fiumi scroscianti, di una bussola rotta abbandonata del deserto. Io ero lì quella notte. Lontano da Venezia da settimane, lontano dall'acqua da settimane. Cerco fortuna lungo la via della seta, vago di mercato in mercato scambiando oggetti, cercando bisacce con cui speravo di far ritorno a casa. Ma la sabbia è impervia e trovare la strada è dannatamente ostico. Sono qui per miracolo, io non so come iniziare. Non so come trovare quella brillante combinazione di parole per attrarvi in trappola. Come girare con destrezza la clessidra per mettere in moto un elegante fluire di parole a ricercati periodi. Sono esseri bizzarri, gli incipit.
Prendete questo, per esempio. Ho calpestato un deserto abitato di miraggi ondeggianti, vorace di gloria, avido di pericolo. Ho visto il tempo livellare le montagne nella sua ricerca e nella sua fame di me. C'è un intero mondo, costruito in una strofa, si sentono le dune di sabbia scorrere fra le lettere. Oppure questo, abbandona le fiabe, poeta, ed in un attimo di pace centellina il vino che tutta la notte vegliammo e ascoltate, le fiabe bruciò la candela. È incredibile, incredibile. Questa è una storia. Quelle che raccontano qui sono storie. C'è un gusto indescrivibile nel far scattare la prima tessera del domino, osservare un costrutto fluente e travolgente, scatenarsi da un sussurro, innescare la miccia e guardare le esplosioni dritti negli occhi. Il punto è questo. Me ne sto qui, sfinito da giorni di marcia, distratto da una mania appollaiata sulla spalla di un vecchio. Il vecchio sogghignante mentre strida oscenità in quattro lingue diverse. Le venature del tavolo sono le stesse del volto dell'uomo. Se ne sta chino su una carta, una pulsione irresistibile spinge a perdersi dal fito dei segni, a vagare per città bozzata alla ricerca di tesori sepolti. Le ombre proiettate dalla torcia ne visualizzano i pensieri, i suoi occhi scintillano come l'oggetto che ha appoggiato sul tavolo, una sorta di disco di metallo. Che ci fa la piatta ruota di un carro poggiata su un tavolo? L'uomo incede nei suoi segni frenetici, mentre la sombra proiettata sul muro danza nella pietra, il vociare della sala sembra dissolto. Mi perdo tra le stelle e i sussurri della sabbia, in quella melodia celeste che quel disco sembra poter decifrare. Vorrei conoscere le mani che lo hanno forgiato, i segreti che custodisce. Ma il mio corpo reclama riposo e quell'oggetto mi ha rapito. Domani parlerò con quell'uomo. Voglio conoscere tutto, di quei bordi delicatamente cesellati, di quelle linee intricate, di quei cerchi convoluti. Ma mi ritiro nella mia stanza. Continuo a camminare frenetico. Fuori, il deserto attende viaggiatori incauti, mentre gli ultimi boccali sono sollevati alle stelle. Al caravanserraglio si raccontano storie. L'astrolabio. L'astrolabio, un oggetto che avrete già sentito nominare, ma di cui forse non conoscete bene le origini e il suo utilizzo. Ebbene, dovete sapere che l'astrolabio è uno strumento che rappresenta su di un piano la volta celeste, che potete osservare se alzate gli occhi su, sopra di voi. E per ben 1000 anni l'uomo si è affidato a questo oggetto per orientare il proprio cammino lungo le vie del commercio e per tenere conto del tempo, ma non solo. Serviva anche per effettuare misure di altezze e di angoli con una certa praticità o per scrutare i segni benevoli del cielo, esercitando l'arte dell'astrologia. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è realmente questo astrolabio, partendo dal suo nome. Il termine deriva dal greco-bizantino astrolabium, una parola composta da aster, che vuol dire stella, e dal verbo lambano, che vuol dire prendere. Ma l'etimologia può anche ricondurre anche al latino astrolabium o all'arabo asturlab, tutti termini con uno stesso significato. Uno strumento che serviva a prendere le stelle, o come sosteneva il grande matematico e astronomo persiano Al-Biruni, uno specchio delle stelle. Le sue origini sono antiche, di certo. In realtà non è certo che l'abbia inventato, ciononostante possiamo provare a tracciare un percorso della sua ideazione e diffusione. La storia dell'astrolabio parte da lontano e ci porta nell'antica Grecia, dove si svilupparono forme di pensiero che portarono alla nascita di nuove discipline, quali la scienza, la logica e la filosofia. E nell'osservare il cielo, i greci applicavano la matematica, la geometria, allora conosciute, per misurare e prevedere i fenomeni celesti. Verso il 200 a.C. si fece strada l'idea di rappresentare la volta stellata su di un piano e di utilizzare quella mappa in ogni luogo per poter risolvere in un modo semplice una parte dei problemi quotidiani. Ipparco da Nicea fu probabilmente il primo a disegnare su di un piano la sfera delle stelle, utilizzando il metodo della cosiddetta proiezione stereografica. 3 secoli dopo si ritrovava nelle pubblicazioni di Claudio Tolomeo ancora una rudimentale mappa della sfera celeste, ma è solo verso la fine del IV secolo d.C., in un momento di lento declino culturale dei paesi del Mediterraneo occidentale, che negli scritti di Teone d'Alessandria appare il primo vero e proprio astrolabio. Lo strumento era arricchito con l'incisione di scale di lettura per determinare l'altezza degli edifici, anche misurare la larghezza dei canali e la profondità dei pozzi.
E nel periodo immediatamente successivo, corrispondente ai primi anni circa del nostro Medioevo, nelle regioni islamiche si assisteva ad una serie di grandi innovazioni, grazie anche alla traduzione di moltissimi testi da altre lingue, tra cui il greco appunto, come ad esempio l'Almagesto, proprio di Tolomeo, o il libro degli elementi di Euclide. E durante l'espansione dell'impero arabo venivano veicolate e diffuse conoscenze in parte assorbite da altre civiltà e in parte nuove, che vennero poi portate anche nell'Europa cristiana. E anche il nostro astrolabio si fa protagonista di questo miscuglio e scambio di sapienza, e diventando anche per i musulmani non solo uno strumento di studio per il cielo, ma anche di previsione astrologica o di calcolo, ma un fondamentale aiuto per determinare l'ora della preghiera, per individuare il punto verso cui rivolgersi nella direzione della Mecca e per conteggiare i giorni del calendario e poter scandire le festività. Nel suo insieme l'astrolabio può ricordare un orologio da tasca che tuttavia non contiene numeri arabi o, per essere più corretti, numeri provenienti dalla terra del Gange, bensì lettere, e nella sua costruzione tante diverse culture hanno apportato significative modifiche alle singole parti di cui esso è costituito, anche in base all'uso a cui veniva destinato. E ciascun elemento dell'astrolabio racconta una storia di scambi e di fruttuose contaminazioni tra i popoli. Attenzione, no. al ladro! Silenzio, non date l'allarme. Prendete un dono in cambio del vostro silenzio. Che faccio di questo? Abbiamo finito. Allora, quello a cui avete appena assistito è un breve estratto della rappresentazione teatrale che alcuni di noi dottorandi dell'Università di Padova, del Dipartimento di Fisica e Astronomia, assieme a membri della comunità islamica e anche persone delle comunità locali, hanno deciso di scrivere e inscenare come parte del progetto in futuro che potrebbe essere anche integrato nel Museo Giovanni Poleni. E si tratta di un insieme di storie che vengono raccontate in un luogo misterioso che è il Caravanserraglio, in cui anche il pubblico si troverà ad essere ospite e verrà attivamente coinvolto, con il fine ultimo di costruire una sorta di rudimentale astrolabio, che è uno strumento forse ai più non così ben noto, ma che proverete, quando avrete occasione, anche a costruire e a capire qual è veramente il suo utilizzo, il suo scopo. E se vado avanti, questo è un esempio di astrolabio, un astrolabio planisferico risalente attorno al XIV secolo, quindi gli anni più ferventi, diciamo, della costruzione di questo strumento. Questo è tratto dal museo di Aga Khan a Toronto in Canada, e quello che vogliamo proporre è una sorta di astrolabio in realtà un po' più semplificato. Quindi potete vedere, in quello precedente c'erano tante parti più o meno assemblate. L'idea è quella di ricreare una sorta di astrolabio, in realtà non in metallo, ma di pezzi di carta e di cartone, una cosa molto più ecologica e anche user friendly, e con tre diverse componenti, diciamo quelle più importanti, che non sono altro che la madre con il timpano, che raffigura quello che è il piano terrestre con alcuni paralleli e piani sull'eclittica. Poi c'è la rete, che evidenzia quelle che sono le costellazioni che si possono osservare in cielo, e la lidada, che è l'ultima parte, ovvero la punta, quella che permette, diciamo, di osservare, di puntare alle stelle e anche da, diciamo, una mano nell'orientamento, nelle ore di sole, a stabilire l'altezza e quindi l'ora del giorno. E potete vedere anche qui un esempio pratico. Questa è una replica dell'astrolabio del nostro museo, in realtà. Prego. Avanti.
Allora, diciamo che la rappresentazione verrà tre attori coinvolti, come quelli che avete potuto osservare in questo breve sketch. Questa era una cosa molto stringata, diciamo di una decina di minuti, e uno di questi attori si metterà nei panni di un giovane mercante veneziano, splendidamente interpretato dal nostro Federico oggi. Che si trova disperso nel deserto medio orientale e deve andare alla ricerca di tappeti pregiati che poi dovrà riportare in patria, e costui si troverà ad essere protagonista di una serie di bizzarre vicende, in primis con diversi personaggi quali un beduino che incontra per strada e conosce tutti i segreti dell'astrolabio, ma non può rivelarli anche perché lui si sta per dirigere verso un'altra meta. E poi durante la sera ci sarà questo caravanserraglio, questo luogo misterioso, e in cui il nostro mercante protagonista avrà modo di imbattersi in diversi personaggi. Posso fare con questo. Sì, l'idea è esattamente questa, il caravanserraglio l'abbiamo scelto proprio perché era un luogo di incrocio, un crocevia di persone, personaggi umani bizzarri che si ritrovano a bere, passare la notte insieme, a raccontarsi storie. La cosa bella che volevamo cercare di trasmettere è esattamente questo, usare la narrazione, gli umani rispondono così bene alla narrazione che abbiamo pensato che usare delle storie, usare questo come espediente per trascinarvi in trappola potesse essere un modo interessante per vedere un oggetto che è così multiforme. L'astrolabio, come hanno detto perfettamente, è un oggetto apparentemente semplice ma che nasconde layer diversi, strati diversi, funzionalità diverse. È anche questo un crocevia di funzioni ed è interessante quindi avere molte storie, perché molte storie possono essere raccontate. Anacronisticamente, non dirò dove, ma ci sono riferimenti di fantascienza dentro quello che abbiamo detto, quindi ci sono tempi diversi, spazi diversi, pianeti diversi letteralmente, ed è interessante quindi avere un luogo in cui tutto questo si possa incontrare. Al caravanserraglio si raccontano davvero delle storie, questo potrebbe essere interessante. Ecco, grazie tantissimo. Vorrei solo aggiungere che durante l'ideazione e la creazione di questo progetto abbiamo avuto modo di incontrare tantissime culture diverse, specialmente nella ricerca delle citazioni, dell'aspetto più artistico e delle fonti letterarie. Ci siamo resi conto che tutto il nostro background, tutto quello che ci veniva in mente veniva dalla letteratura europea sostanzialmente, e quindi avevamo un grosso vuoto che è stato colmato fortunatamente dagli altri componenti del nostro gruppo, e quindi abbiamo avuto modo anche noi di godere di questo scambio, di questi arricchimenti incrociati. Ecco, grazie, quindi io conto su di voi per fare tutto lo spettacolo completo e che possiamo presentarlo poi al pubblico di Padova al più presto, insomma, quando potrete. Quindi grazie infinite. E ecco, quindi adesso lascio la parola a Giulio. Vi aspettiamo in museo per chi vuole venire in museo, e altrimenti c'è il brindisi. Allora, incredibilmente siamo riusciti a stare nei tempi, cosa di cui io dubitavo alquanto. E quindi ora abbiamo aspettato guardando fuori, facendo scongiuri, ma insomma niente, probabilmente piove, forse no, ma insomma, scendendo le scale nell'atrio trovate un piccolo rinfresco per bere qualcosa insieme. Chi volesse andare, il museo è aperto e almeno due di queste realizzazioni dei gruppi più o meno complete sono, come avete sentito, fruibili, quindi siete invitati ad andarci. Dico un'altra cosa prima che tutti scappino, che abbiamo preparato dei piccoli, chiamiamoli così, omaggi, che sono dei portachiavi con l'astrolabio stilizzato, sempre realizzato dallo studio Pointer, e quindi vi verrà distribuita, e ai ragazzi, ragazze, non più ragazzi, diversamente ragazzi, diversamente ragazzi. Ci sono degli attestati di partecipazione su cui scriviamo il nome ora, perché abbiamo pensato che era la cosa più bellina scriverlo a mano. Quindi prendeteli pure, ora preparano una specie di banchetto e niente. E i vari gruppi, sì, qualche foto è stata già fatta, perché i gruppi, appunto, l'idea era di fare una foto dei vari gruppi. Quindi via via che venite, se cominciate dal gruppo, chi era il gruppo, non mi ricordo più, ma insomma, se i gruppi vogliono riunirsi un attimo qui,
vi facciamo una foto gruppo per gruppo, che penso così, ricordo, rimane sul sito web di questo progetto. Allora, grazie ancora a tutti. Voi per primi.